Allora, adesso mi chiedo come faremo con la pancia piena. Allora, adesso abbiamo fatto tutto questo discorso, abbiamo parlato, cioè abbiamo capito che bisogna creare qualcosa di nuovo, no? Allora, io quello che ora vi chiedo è se avete voglia di dividervi in tre gruppi, io farei, e provare a sviluppare tre progetti di turismo esperienziale, chiaramente sempre legato al settore della sostenibilità. Il primo, io, che forse è quello di inventarsi un matrimonio esperienziale, cioè non più il solito matrimonio. Ci si sposa in chiesa, si esce dalla chiesa, si va tutti a mangiare, alla fine si balla tutti quanti, ma un'idea diversa di matrimonio. Chiamiamola alternativa, chiamiamo un'idea diversa. Un'idea che in qualche modo possa anche portare il turista, diciamo, lo straniero, a venire nel vostro territorio. Nei periodi per voi più difficili, no? Per cui dovete offrirgli qualcosa di molto allettante. La seconda cosa è legata, ad esempio, a questo articolo che io ho letto stamattina su Repubblica. Turisti a passo di corsa. Questa è una cosa che sta veramente prendendo piede. Vi dico che a Berlino l'altro giorno mi sono ritrovata in una maratona per solo donne, fatta da un circolo di a Berlino ci sono dei circoli ginnici, sì, per solo donne, dove gli uomini non sono ammessi. Questo è legato al fatto, anche tutta la questione musulmana che c'è, ci sono tantissimi musulmani, eccetera. Comunque, mi sono trovata in mezzo ad una maratona di questo genere che praticamente ha occupato mezza città. E non vi dico la quantità di gente che c'era. Quindi sappiate che anche su questo c'è un grandissimo interesse. E stavo appunto raccontando che Maiorca destagionalizza con queste persone qua. Quindi, voi che conoscete il territorio, un gruppo dovrebbe inventarsi, questo abbiamo uno dei rappresentanti, dovrebbe inventarsi un percorso, diciamo, legato a questo tipo di turista, in cui si propongono anche delle cose un po' più originali del solito. E il terzo progetto invece non vi dico niente, ma il terzo progetto quindi apre la fantasia a tutti quanti, cioè a chi vuole farlo, è una proposta di pacchetto esperienziale, che però appunto oltre alle attività normali che fate, provate a pensare a qualcosa di diverso. Quindi io ci dividerei in tre gruppi. E lavorerei, direi, 40 minuti, insomma, 40 minuti, vi sedete intorno a un tavolo, vi mettete d'accordo, fate rete con la vostra conoscenza, capite che quali sono ognuno, che cosa fa, come lo fa, che strumenti avrebbe per un progetto di questo tipo, li mette in gioco e vediamo cosa esce fuori. Vi può interessare fare una cosa del genere? Magari esce fuori proprio un progetto che potete usare la prossima estate, l'estate che sta arrivando. Che ne dite? No, vedrei no. Poi se finite prima, chi finisce prima si fuma una sigaretta e poi. Beh, vediamo quando finite, insomma, 40, mezz'ora. Se finite prima, finiamo prima. Io pensavo 40 minuti. Un gruppo o un progetto? Quindi io posso. Non so come vi volete, o vi divido io così, uno, due, tre, che forse è meglio. Eh? Allora, da qui, dalla signora in qua, vi occupate del matrimonio esperienziale.
qui in mezzo vi occupate del Trecaton, qui lo chiama Trecaton, e qui allora già c'è stata una presa di posizione. Allora, questo gruppo qui il matrimonio, qui in mezzo il Trecaton e voi l'esperienza, il viaggio esperienziale. 5 giorni, scusami, 6 giorni, 5 notti. Tanto andava molto il pattino, perché poi dal pattino nasce il discorso del pedalò. Quello che c'è di diverso però in questa tecnologia è fatto della pedalata assistente, che l'ha sviluppata anche una ditta italiana su un pedalò esistente, cioè su un modello esistente. Perché io penso che siano proprio stati tolti, cioè che non sia proprio più possibile, perché non rientrano più. No, si vendono. Se ne avuto problemi in quella moda, questo sì, però è stato un anno in cui li hanno completamente tolti tutti, cioè non è più possibile prendere. No, io nei contenti che ho avuto sicurezza. Penso che sia una mia esistente. La normativa che c'è esistente è che non puoi andare oltre il miglio marino dalla costa. Vabbè, che tu hai che non puoi andare oltre il miglio marino dalle linee di costa. Però ripeto, questo qua è assolutamente, cioè mi serviva questo tipo di pedalò per un certo tipo di propulsione. Esiste una ditta di Cesenatico che l'ha fatto praticamente applicando un motore elettrico a un pedalò standard, anche la forma è standard, va meno veloce di questo, va tipo 2-3 nodi come velocità massima e ha 4 ore di autonomia la batteria, però riesce tranquillamente a coprire una distanza come quella di Barletta Trani. Invece quelli con la pedalata assistita. Questo è con pedalata assistita, cioè quello che dicevo. C'ha più autonomia. No, quello che dicevo di 4 ore con pedalata assistita. Questo qua invece che avrò io è un pedalò modificato. E poi va ricaricato. Io avrò un tettuccio ricaricabile, ad esempio. Solare. E quindi lo rende autonomo. Lo rende completamente autonomo. No, di sosta per ricaricare no, mentre quell'altro tipo che avevo trovato c'è da cambiare proprio la batteria, cioè la sera in porto dovresti collegarla alla corrente, se vuoi fare un tratto più lungo bisogna fare un cambio batteria in acqua. Quindi tu qui avresti la possibilità di gestire autonomamente 3-4 imbarcazioni, cioè 3-4 pedalò che vadano da Trani a Barletta. Per esempio, però se Trani vogliamo andare a Giovinazzo, a Bari, si fa arrivare, vogliamo continuare con i carrelli semplicemente. Continuare non è un problema, se invece c'è un problema di localizzazione, tipo dobbiamo portare dei turisti in Salento, li facciamo arrivare a Brindisi con l'aereo, col carrello semplicemente si trasporta il pedalò e con lo scivoli dei porti si mette in acqua, quindi si ha semplicemente di curare la logistica, o può essere a carico stesso del viaggiatore, dall'aeroporto al porto, dal porto gli si dà il pedalò e le valigie vengono dopo, perché per esempio questo tipo di pedalò imbarca 2 persone, quell'altro che avevo trovato pronto? Questo non è il temporale, sono io. Allora, scusate, time. Ognuno di voi ha un portavoce o due, insomma, che racconta il progetto? L'avete scelto? Di voi chi lo racconta? Di voi? Tu sei passato da uno all'altro, quindi lo racconti tu. Ok Rita, perché ti devo mettere questo. Questo? Ok. È chiuso?
Allora, noi siamo il gruppo dei matrimoni, è costituito dalla signora Maria, poi Rita, che sono io, e poi Giuseppe, Barbara e Giuseppe, Giuseppe 1, Giuseppe 2, Barbara, la signora Maria e io sono Rita. Allora, come abbiamo qui stabilito, insomma, con l'idea un po' di tutti, abbiamo cercato di fare un matrimonio alternativo, no? Al solito matrimonio tradizionale, come si dice. Noi ne abbiamo stilati un po' 1, 2, 3 e 4. Partiamo dal matrimonio rurale, che è quello più ricco, che ci sembra un pochino più proprio ricco a livello più tipico anche per quanto riguarda le nostre zone, no? Tutto quello che offre il nostro territorio. Allora, abbiamo pensato che gli sposi dovranno sposarsi, se vorranno fare un matrimonio civile o un matrimonio religioso, in una chiesetta piccola, tipo in collina, con abiti prettamente contadini, diciamo, no? Con le scarpe da trekking, con gli attrezzi giusti per fare questo percorso, non solo per loro ma anche per gli invitati. Una volta che sono su lì alla chiesetta di Santa Lucia, suggerita dalla signora Maria, perché io non conosco questa chiesetta, poi si fa la cerimonia. Se la sposa vuole, può anche cambiarsi d'abito, poi sta a lei scegliere se cambiarsi d'abito o meno. Poi tutti gli abiti sempre con stile contadino, la musica, cioè gli strumenti che vengono utilizzati per la musica sono i tamburelli tipici, la fisarmonica, oppure inserire anche la danza che è la pizzica, un po' tipica pugliese. Veramente la pizzica è più tipica salentina, no? Che della zona, ecco. E allora si può inserire sia la pizzica sia la taranta del Gargano. Poi al posto dei fiori abbiamo pensato di inserire dei cesti di vimini con del grano, papaveri rossi se è la stagione, insomma, anche del papavero e del grano, oppure con dei pomodori appesi, sempre con questi cesti tipici. Che cosa ho dimenticato? Lo spostamento avviene con il carro e i cavalli. E per quanto riguarda invece il pranzo, se di fronte alla chiesetta c'è, di solito ci sono quelle aie di una volta, dove si possono utilizzare al posto, per esempio, dei tavoli, delle balle di fieno, ci sono quelle rettangolari oppure quelle di paglia, rotonde, dipende da, insomma, da come sono formati questi. Poi abbiamo pensato anche al tovagliato, che sarà un tovagliato tipico scozzese, o col rosso o col blu. E naturalmente i prodotti sono tipici nostri, li sappiamo un po' tutti quali sono, no? Delle focacce, alle cose tipiche nostre pugliesi. Poi per quanto riguarda, abbiamo pensato anche alla sera, perché per quanto riguarda l'illuminazione abbiamo pensato di utilizzare dei cesti capovolti con una lampada all'interno e quindi illuminare tutto, insomma, ci sono dei punti luci dove si possono allestire questi cesti. Un'altra delle altre composizioni sono a base di prodotti, cioè del ogni tipologia di pane, tipo delle ciambelle, del pane, tipo il pane alto di Altamura, inseriti all'interno degli ortaggi trasformati, nel senso che le forme del pane fungono da piatto e le melanzane sott'olio, tutto
le zucchine, i funghi, sono i contenitori di questi ortaggi trasformati e delle verdure trasformate. Oppure abbiamo detto anche, Maria, dei quadri allestiti, le cornici con il pane, con la pasta del pane. Sempre. E quindi fatti proprio dei quadri con questi prodotti tipici. E qui abbiamo esaurito il nostro matrimonio rurale. Non so, abbiamo dimenticato qualcosa, Maria? Poi magari, abbiamo dimenticato gli sposi. Siccome avevamo un po' di proposte da fare, quindi abbiamo buttato giù un po' di una cosa, un po' dell'altra, ma forse abbiamo trascurato qualcosa. Poi invece abbiamo pensato di fare un matrimonio in stile Settecento. Questo, sempre la signora Maria che lavora nella biblioteca, che è un palazzo nobiliare, matrimoni civili nel salone delle feste. Certo, con la carrozza, tutti vestiti in stile d'epoca, questo naturalmente sia in matrimonio civile o religioso, insomma, se poi vogliono avere a disposizione la sala delle feste dove fare un catering e un ricevimento per tutti gli ospiti. Però tutti gli invitati insieme agli sposi devono avere un loro abito d'epoca, che naturalmente verranno affittati, si affittano in, non so, questo bisogna vedere dove andare. Si possono, quindi qui entra in gioco anche la carrozza con i cavalli. Ah, avevo dimenticato nel rurale, che io avevo messo, che adesso ho dimenticato, che lo spostamento potrebbe avvenire con il traino con i cavalli. L'ho detto? Ah, ok, è stato detto. Diciamo che questo non l'abbiamo curato tanto nei dettagli, abbiamo fatto proprio una bozza molto, molto veloce. Però abbiamo messo anche questo matrimonio marinaro, quindi un matrimonio che si può celebrare in riva al mare. Quindi addirittura abbiamo pensato il prete, gli sposi su una barca e poi tutti gli invitati a seguito, come in una processione, no? come si fa con San Nicola, non lo so, come che si fa in processione in mare, insomma. E quindi il corteo in barca, sposi invitati al seguito, e sullo scoglio una bella orchestra con tutti gli strumenti dell'orchestra. Qui vabbè, poi bisognerebbe avere anche nel dettaglio anche gli abiti marinari, i cappelli, magari gli uomini con il pantalone bianco, con qualcosa di bianco e blu, e le donne, non so, poi si decide. Non abbiamo proprio, si decide col cliente stesso. Invece un altro matrimonio in masseria, per esempio, ho preso spunto dalla nostra masseria Ruotolo, che potrebbe essere la sede, visto che insomma siamo qui, un matrimonio in masseria, dove per esempio si può concordare con gli invitati, proprio pensando ad un percorso alternativo, facendo proprio il percorso che facciamo fare noi ai bambini, per esempio, quando vengono qui a fare la giornata nella fattoria didattica.
Ah, ecco, non l'abbiamo pensato e lo possiamo scrivere. Matrimonio in nella grotta di Cristo. Ecco. Quindi partire proprio dalla grotta di Cristo per poi andare a fare il percorso naturalistico, per esempio, quindi nel bosco, oppure fare una bella passeggiata sui cavalli, o dividere addirittura i bambini dagli adulti, perché i bambini magari hanno esigenze diverse dagli adulti e quindi fare due gruppi diversi. Anche l'apicoltura, che è presente nella nostra masseria, insomma. Poi abbiamo sviluppato poco qualche aspetto, naturalmente tutti i prodotti tipici che conosciamo già e che possiamo immaginare che la masseria Ruotolo mette a disposizione con tutte le caratteristiche e già si fanno, lo so. Però il percorso naturalistico, Antonella, non l'abbiamo ancora messo a disposizione, vero? Persone che hanno deciso di sposarsi e di mettere a disposizione dei propri ospiti, facendo proprio una pausa a pranzo, tutta una serie di attività, dall'escursione naturalistica, alla visita in grotta, al tiro con l'arco, eccetera, tutto il resto. Non vi dico, il suo matrimonio non finisce mai, perché praticamente si disperdono e dopodiché decidono loro quando devono rientrare per completare il pranzo. Vabbè, diciamo che chi l'ha vissuto è stato contento di questa esperienza, ma va studiata molto, molto perché bene. Il punto è questo: tutto è bello, ma tutto deve funzionare a pennello. Altrimenti, se tutto non funziona secondo dei ritmi, delle cose precise, sì, contenti gli sposi, gli amici, la gente un po' pazza che vuole veramente stravolgere, cioè vuole rompere un po' con, non con la tradizione, perché la tradizione qua non esiste più, questo è soltanto un discorso consumistico e basta, da sala ricevimento e finisce là. Nello stesso tempo non riesci a ad accontentare un gruppo di persone che non vogliono stare ore e ore ad aspettare quelli che sono andati a fare la passeggiata, le storie, eccetera, tutto ciò. No, ma dovrebbe essere tutto, Antonella. Cioè, o tu riunisci o tutto il gruppo che vuole vivere questa esperienza insieme per divertirsi e in qualche maniera fare qualcosa di diverso, omogeneo, oppure la nonna. Io ricordo quella del comico barese, aiutatevi, che ne ha invitati 150, ma ti assicuro che è stata... Lui si è divertito, il ragazzo, la sposa pure, molti giovani ospiti si sono divertiti tantissimo, però... anche una buona parte del 30% degli ospiti non se la sentivano di fare tutto ciò e soprattutto si sono annoiati ad aspettare che gli altri ritornassero per concludere questa festa. E noi sì, stavano qui a prendere aria, a chiacchierare, tutto quello che vuoi, ma secondo me la loro idea, che io tra l'altro non avevo appoggiato fino in fondo, perché io avevo detto fate un discorso estremamente ridotto all'osso, cioè un piccolo buffet, e dopodiché rimanete voi e voi a fare che cavolo volete, ma non obbligate chi non se la sente a una certa età a stare fino alla fine della vostra festa, che inizia la mattina e finisce la sera. Ma non è possibile una cosa del genere. Però posso dire una cosa, però c'è anche da dire che l'anomalia sta nel fatto che non era un matrimonio organizzato in maniera alternativa. Cioè non erano turisti che sono venuti apposta per fare un matrimonio di quel genere. Era gente locale che ha organizzato un matrimonio classico in azienda agrituristica e che è stata coinvolta suo malgrado magari a fare qualcosa di alternativo che è stato innestato in un matrimonio comunque classico. Invece se un'esperienza per cui un matrimonio invece è stato organizzato per un turista proprio fatto in questa maniera ad hoc, non è diverso, è un po' diverso, insomma, sarebbe
completamente diversa come cosa. Allora, io di questi matrimoni che avete, di cui avete parlato, esaminerei quello che avete realizzato, diciamo, in maniera più a fondo. Che, il primo, che gli altri sono delle idee su cui potete anche ragionare. Allora, vai, prima cosa, vi siete divertiti? Molto, infatti si diceva. Questa è la cosa importante. Seconda cosa, è molto interessante questa idea del matrimonio rurale, perché un matrimonio di questo tipo creerebbe un gruppo di lavoro e quindi un indotto per diversi settori molto grande, nel senso che qui abbiamo prima di tutto una piccola chiesa, da quello che ho capito, sperduta sulla montagna da preparare. Quindi c'è una necessità di mettere, diciamo, questa chiesa, di renderla disponibile. Poi abbiamo la necessità di mettere insieme tutta una serie di abiti tradizionali, e qui quindi anche tutto un altro settore che va coinvolto. Abbiamo una guida di trekking che andrà coinvolta in una cosa del genere. Abbiamo una, potrebbe essere coinvolta la masseria con i suoi cavalli e con gli asini per tutto quello che è il trasporto verso questa chiesa, quindi un altro indotto ancora. Abbiamo un gruppo di musica tipica con tamburelli, eccetera, quindi ancora un'altra realtà della zona. Abbiamo il cestaio, assolutamente, che va coinvolto, perché sui cesti l'avete ripetuto più volte, quindi c'è un grosso interesse. Il fieno, insomma, i prodotti tipici locali, eccetera. Quindi qui c'è il materiale, uno, per creare proprio un'agenzia che sviluppi questi tipi di matrimoni, prima cosa, e che mette insieme, tutta una serie di realtà locali. È molto interessante. Io, dal mio punto di vista, credo che se questa cosa la mettete insieme con delle immagini, delle cose, eccetera, eccetera, ha tutta la possibilità di, come dire, anche di essere proposta. Quindi se volete proporla, se qualcuno di voi è interessa a creare una cosa del genere e vuole inventarsi, chiaramente partendo dal matrimonio rurale, a creare altre cose, c'è spazio. Io mi staccherei da quelle tradizionali, ti dico perché, anche se lo fanno già, perché, come dire, sono collaudate. No, ci sono agenzie che fanno già questo tipo di, che organizzano già matrimoni rurali. Tuttavia, visto che stiamo parlando in termini concreti, mi occupo anche per lavoro, per professione, di turismo, organizzo anche viaggi, eccetera, e sono in collegamento con un'agenzia che organizza matrimoni, però in realtà lei è, questa agenzia, che poi è a sede ad Altamura e a Bari, è indirizzata solo a matrimoni di stranieri che vengono in Italia. Infatti li sto preparando una serie di percorsi, di iniziative per queste cose qua. Secondo me pure, io, è una cosa che, insomma, come dire, mi è sempre venuta in mente, però poi, sai, deve diventare un mestiere vero e proprio, perché mettere insieme una serie di servizi devi farlo full time, per cui io mi metterei volentieri in gioco. Del genere ha un numero ridotto di utenti, cioè non è che puoi pensare di portare 150 no, persone. No, questo è da 50, ma 40, ma neanche 50, anche di meno, direi, perché appunto poi tieni tutti quanti, governi, però, tutti. Però secondo me può funzionare molto. Perché poi molto, tu oltre molto. I 50 invitati c'hai tutto quello intorno, cioè c'hai tutta la, diciamo, tra virgolette, la maestranza, perché a me questo mi fa pensare a una pièce di teatro, capito? Quindi hai tutto quello che e quindi secondo me, se vuoi veramente dare un servizio buono, devi pensarlo per un target medio-alto con dei prezzi. Sì, con dei prezzi sostanziosi, però gli dai un super prodotto, per cui sì, li porti lì, però poi li fai fare appunto 4 giorni, perché questi si trasferiscono e li crei tutta una serie di attività all'atere. Secondo me il lavoro principale non è tanto nell'organizzare questo, ma nell'individuare il target, cioè chi è effettivamente può essere interessato all'estero a fare un matrimonio del genere. Guarda,
No, sì, lo so che ci sono, però il lavoro grosso è non disperdere le energie, cioè dire ok, prima dove vado? Il lavoro grosso è prima costruirlo, cioè costruire la proposta, perché non è, possiamo dirla a voce, ma quindi le immagini, soprattutto le immagini, lavorate con le immagini, perché adesso è il momento mediatico delle immagini. Il video, beh, il video, però attenzione con i video, perché i video... il video tradizionale non fa più appeal, bisogna fare questi nuovi video molto brevi, molto dinamici, con delle musiche adatte, insomma è un grosso lavoro, capito? Anche i video, poi non devono superare tot minuti, perché sennò la gente non li segue, soprattutto non sono scaricabili, insomma tutta una serie di cose. Però insomma io trovo che un matrimonio così, io verrei, lo faccio io, non mi sono mai sposata, magari se mi viene voglia, mettete sulla cosa. ma prima o poi ce li faccio. Allora. I tedeschi sono molto pragmatici e non vogliono spendere tanto. Ma non è vero, questo, guarda, questa idea dei tedeschi che non vogliono spendere. I tedeschi, no, stiamo parlando dei tedeschi, stiamo parlando dei tedeschi. I tedeschi spendono. Stiamo parlando ovviamente del target tedesco. No, i tedeschi, guardate che spendono. I tedeschi spendono. Però dovete dargli servizi, cioè i tedeschi, se tu gli dai il prodotto, lo confezioni bene, loro spendono. I tedeschi spendono, questa idea che i tedeschi non spendono, non so da dove venga, perché non è così. Sono attenti, cioè ti voglio dire una cosa, rispetto a noi, ti posso dire una cosa, rispetto a noi, questa è un'altra cosa che... Noi vediamo una cosa, ci piace, la compriamo. Poi magari va, non lo so, no? Non stiamo lì molto. Loro no, loro la vedono, si avvicinano, capiscono, vanno via. Poi ci sei ancora, ritornano. Capito? Cioè loro vogliono vedere che questa è una cosa effettivamente... No, cioè che esiste veramente, che non è che poi arrivano qui e all'ultimo momento il matrimonio non lo fai perché c'è stata la cosa, allora... Brrr. Cioè che sia una cosa così. Allora se tu lavori bene veramente sui servizi e gli dai veramente quello che stai vendendo, ma quelli spendono, perché i soldi poi ce li hanno, non è che non ce li hanno, capito? Quindi no, toglietevi dalla testa che loro non spendono. Spendono, ma vogliono avere tutto chiaro, c'era nella slide, no? Era la prima cosa, l'affidabilità, capito? E soprattutto tutto risolto, cioè non vogliono arrivare qui e trovarsi che hanno da risolvere un problema all'ultimo minuto, cioè loro arrivano e tu, e arrivano qui e deve essere come un sogno. Non devono sentire che ci sono delle tensioni, delle cose, capito? Deve essere tutto perfetto, come una pièce teatrale, non ci deve essere una cosa. E lì spendono. Quindi certo, questo tipo di matrimonio è un matrimonio caro, per cui deve essere proprio qualunque eventualità presa in considerazione. Quindi come target, credi sia un prodotto per lo straniero a livello culturale, nel senso il tipo di matrimonio per uno straniero o per un italiano? Ma guarda, per l'italiano, il problema degli italiani è che si muovono a frotte, nel senso che è difficile trovare quello in Italia in realtà più che un target, diciamo, medio alto, è un target culturale, nel senso che trova quello che si sposa in 40 persone, cioè ci sono, però lo devi trovare. Secondo me è più completo. E poi ti dico una cosa, a parer mio è meglio farlo per gli stranieri, perché appunto loro arrivano, tu gli hai chiarito tutto, non ti chiedono nient'altro. L'italiano rischi che viene e ti comincia a dire senti però io vorrei questo, senti però io... e vai fuori di testa, capito? Cioè invece il tedesco, tu ti sei messo d'accordo prima, hai firmato i contratti, hai risolto tutto. Capito? Io consiglio di lavorare in questo momento con l'estero, serve anche per imparare a capire che cosa vogliono, come lo vogliono. Certo, se poi ci sono gli italiani, tu fai una proposta del genere, la metti sul web e ti arriva l'italiano che lo vuole fare, basta che anche con lui sei molto chiaro e dici oh, questo è e questo è, cioè non è che all'ultimo momento mi dici che mi arrivano 3 persone in più o 10-15 persone in più, perché gli italiani di norma fanno, all'inizio ti dicono che non viene nessuno e poi arrivano 30 persone in più, capito? E tu non sai dove metterli. Non c'è da
E no, in un matrimonio così non ti puoi adattare, perché sei in una zona, diciamo, in un certo senso tutelata, in una chiesetta, non puoi, cioè non hai la cucina, devi far arrivare tutto su. È un disastro. Capito? Significa un disastro. Però se anche ospitali e quello in più non lo cancelliamo, se arriva quello in più. No, però attenzione, perché quello in più porta quello in più, quello in più. No, e questo è il problema. Però per l'estero. L'estero vengono pure da fuori, è difficile che ti arrivino in più. Non tutte e quattro le tipologie di matrimonio vanno bene. No, ecco, ad esempio, io vedo. Il matrimonio marinaro lo vedo più dettagliato o marinara, appunto, lo vedo un target più giovane. Ma io sinceramente ho qualche dubbio a pensare che anche il prete lo possa fare, se lo fa un conto è la chiesetta consacrata, però è comunque una chiesa. Questo non so che. Invece fare un matrimonio, il prete che ti viene sulla barca a celebrare il matrimonio. Ci saranno dei preti illuminati che si spostano alla chiesa. Ma dai. Con la chiesa di mo, sinceramente. Non lo so, ma vengono dall'estero, sono protestanti. No, bypassa il prete. Ma. Io c'è stato un matrimonio che si è svolto in campagna sotto la grande quercia. È stato celebrato, però erano mormoni e poi dopo ci sono state un sacco di, cioè, nel passato comunque, richieste, ma vorremmo sposarci all'aperto. Ma in effetti questa cosa è davvero molto difficile a realizzarsi. Per trovare il prete? Sì. Ha ragione Giuseppe, sono d'accordo con lui. Pre-cattolico. E magari sì. Si portano il prete protestante da Berlino. Ma quello che vogliono, voglio dire. O il prete cattolico, non so se un prete può. No, il prete cattolico, guarda. C'ha l'autorizzazione. E vabbè, si sposano prima in Germania e poi qui fanno questa è la cosa che va fatta. Cioè tu qui. Simbolico. La cerimonia. Sì, ti sposi da dove vieni e poi il resto lo fai. Adesso vi sconvolgo. Una delle aziende che aderisce al network si è inventato i matrimoni simbolici per i gay, ad esempio. Quindi non parliamo né di preti né di cosi. Ma fanno, questo è facile. E voglio dire, cioè, loro si fanno il matrimonio, cioè, siccome in Italia il matrimonio per i gay non è ancora legale, loro si sono, però, siccome adorano l'Italia, fanno la cosa simbolica. E questo, ad esempio, questo lo fai dove vuoi, come vuoi, con chi vuoi, cioè sei libero. Io penso che il matrimonio in masseria, questo qui sarebbe interessante. L'idea della grotta, non ti credere, gente che verrebbe a sposarsi in grotta, secondo me. Ma che vuol dire sposarsi in grotta? Cioè la cerimonia, cioè il prete. No, vabbè, lascia stare il prete. Fai una cosa simbolica. Fai un discorso, cioè, il prete toglielo di mezzo. Civile. Fai un discorso civile e basta. Magari una parte, appunto, dei soldi potrebbero anche essere dati per, no, la struttura. Sì. Se si vuole fare un vero matrimonio, non si può fare in Italia, non è come gli Stati Uniti. Sì. Perché se deve essere religioso ci vuole un posto consacrato, se deve essere civile deve essere un posto comunale. Quello sì. Per essere un vero matrimonio celebrato, se invece si vuole fare una cosa tipo all'americana, in spiaggia, simbolica, si può fare, ma un vero matrimonio non si può fare, a meno che o è consacrato o è comunale. Esatto. Vabbè, magari fanno il matrimonio civile a Bari e poi vanno a farlo sulla spiaggia, sì, esatto, cioè voglio dire. Poi lo fanno a Bari. Cioè, testa, non ci però. Facciamo fermare da queste cose. Però per dire, non è un vero matrimonio come può essere all'estero. No, ma guarda, io penso che all'estero è uguale, nel senso che non li ho mai visti. Sì, però in Germania non li ho visti sposarsi in mezzo al parco, ecco, li ho sempre visti al comune e poi fanno altre cose, insomma. Però non vi fate fermare da queste cose, cioè poi sono dettagli che in qualche modo si risolvono. Se si vede che c'è un interesse. Uh,
comunque, ecco, io quello che non farei è il matrimonio 700. Scusatemi, ma perché voglio dire, la proposta del matrimonio 700, almeno che uno non si mette d'accordo appunto col Petruzzelli di Bari, c'ha tutti i costumi del teatro e quindi altro che 700, cioè proprio il matrimonio lì, voglio dire, può essere un'idea, però il matrimonio 700 è una cosa già fatta, non ha questa appeal, insomma, che può avere... No, lo sto soltanto, non sto criticando, sto dicendo... Però il matrimonio rurale, secondo me, è interessante come... Poi comunque si può fare con i costumi tipici, senza i costumi tipici, insomma ci si può inventare anche varie cose. Va bene. Ora passiamo all'altro gruppo, chi vuole parlare? Allora, il gruppo, chiudo? No, lo metto bene. Il gruppo dei pellegrini. Vabbè, noi dovevamo praticamente ipotizzare un tipo di vacanza a piedi. E ovviamente vacanze a piedi se ne possono fare di tanti tipi. Nel senso, si può fare in linea, si può fare una vacanza a piedi ad anello, quindi si parte e si ritorna allo stesso punto, o a macchia, nel senso che fai una parte in linea, poi ti sposti, poi fai un'altra 2 giorni ad anello, eccetera. Quindi noi abbiamo dovuto, per concretezza, fare un'ipotesi, che è un'ipotesi di un 5-6 giorni, 5 giorni, diciamo, in linea. In linea significa che io parto da un punto, a piedi arrivo in un'altra località e così via, avanti, fino all'ultima notte, che può essere ad anello, quindi il ritorno allo stesso punto da cui sono partito, dopo 6 giorni, oppure arrivo in un altro paese e poi ritorno o con i mezzi pubblici, che è quello che io cerco sempre di fare, perché si parla di sostenibilità e quindi non aggiungere inquinamento, quindi utilizzare i mezzi che già ci sono, oppure se proprio non si può, c'è un transfer, una navetta, che mi riporta al punto di partenza. Mediamente questo tipo di vacanze sono riferite a un target che non è identificabile come età, ma come passione. Cioè, normalmente diciamo che mediamente li possiamo inquadrare sopra i 35 anni, perché sotto i 35 normalmente si preferisce fare vacanze più... non lo so, più da spiaggia, altro tipo di vacanze. Però diciamo dai 35 anni in su, che amano camminare e la cui esperienza, loro vogliono l'esperienza del cammino, cioè la loro esperienza è quella di camminare e di incontrare persone che vivono e che sono nel territorio che vanno a visitare. Quindi sono persone abituate a camminare, che camminano da solo in gruppo, persone che non fanno normalmente dai 15 ai 20 chilometri anche al giorno, quindi sono vacanze un po' più impegnative, nel senso che non è la passeggiata, perché tu devi raggiungere un altro paese, un'altra località, e quindi non, voglio dire, è un, come dire, uno sforzo che viene spalmato su tutta una giornata, però sono 15-20 chilometri. Quindi abbiamo ipotizzato, giusto per, come dire, per fare un esempio, un itinerario che parte, visto che ci siamo, da Cassano, quindi c'è da prevedere un primo transfer dall'aeroporto di Bari o dal treno, poi se hanno la macchina, e vabbè, arrivano direttamente, però facciamo finta che non abbiano la macchina, quindi o l'aeroporto o il treno. Può essere fatto il transfer in due modi, in maniera più sostenibile, quindi con i mezzi pubblici ci sono, quindi pullman o treno, e poi si arriva a Cassano, oppure con un transfer, soprattutto se arrivano più o meno tutti con lo stesso volo, si organizza. Quindi prima notte a Cassano, si va, insomma, si dorme, normalmente le strutture devono essere strutture piccole,
però in questi paesi sono tutte piccole, quindi agriturismo e bed and breakfast. Il giorno dopo, colazione, e si parte molto presto. E per molto presto intendo che si parte, dipende anche quando si fa questo percorso. Se in estate, si parte non più tardi delle 6 di mattina. Quindi le strutture devono fare la colazione alle 5, non 5 e mezza, perché poi fa molto caldo. Da Cassano verso Altamura. L'itinerario quindi sono circa, andando per stradine, quindi non sulle, non bisogna considerare la strada che percorrono le macchine, ma altre stradine che abbiano anche una valenza territoriale, cioè devi attraversare dei posti belli, ma non necessariamente. L'importante è che si vada in sicurezza, quindi stradine sterrate oppure secondarie, stradine asfaltate. Una cosa importante da considerare, quindi io parlo non solo nel primo tratto, ma in generale nei cammini a piedi, è che bisogna attraversare, se si può, dei centri abitati. Questo perché? Per la sicurezza. Perché qualcuno può stare male, si può sentire male, si fa male al piede, può essere vesciche piuttosto che tendine, eccetera. Approvvigionamento di acqua, quindi bisogna prevedere lungo il cammino presenza di fontane, presenza di masserie dove andare a chiedere l'acqua, e quindi a monte andare a parlare con i proprietari delle masserie e chiedergli se veniamo, possiamo venire a prendere l'acqua. Tra l'altro può essere un'esperienza, cioè io arrivo alla masseria, metti che arriviamo alle 11 a mezzogiorno e ci fanno trovare, non deve essere per forza un agriturismo, cioè a metà percorso poi ci fanno trovare, che ne so, un pezzo di formaggio, piuttosto quello che hanno loro. Ed è un incontro molto particolare, per cui chi fa questo tipo di vacanze è molto sensibile a questo incontro, quindi il fattore, insomma, cosa si può raccontare di sé, eccetera, eccetera. Si continua poi a camminare, piove di nuovo, e si arriva, arriva per esempio, oppure si può arrivare al pulo di Altamura, e al pulo ti organizzi con qualcuno che ti porta e ti fa un picnic, tra virgolette, quindi mangi la focaccia di Altamura piuttosto che altro, il vino fresco, come diceva Ottavia, bello che li rendi belli allegri allegri, come si dice, e poi continui e vai ad Altamura, dormi. Normalmente evito il discorso della mezza pensione, a meno che sono in mezzo alla campagna, in un agriturismo, e non posso andare da nessuna parte a mangiare, insomma. Perché chi fa questo tipo di esperienza vuole essere abbastanza libero di andare dove vuole, o comunque di scegliere quello che vuole da mangiare, insomma. Quindi si dorme, il giorno dopo si riparte. Diciamo che hanno fatto nella prima giornata 18-20 km, belli tosti. Il giorno dopo bisogna alleggerire un po' il carico e si va a Gravina. Quindi si parte sempre molto presto, si arriva a Gravina tarda mattinata all'ora di pranzo, si pranza, si può organizzare qualcosa, un altro picnic, oppure si mangia liberamente. E poi là ci sono due tipi di esperienze molto belle da fare. Una è una visita proprio alla Gravina di Gravina, quindi ci sono tutte le chiese rupestri, o a Gravina sotterranea. Non so se l'avete mai vista, è molto interessante. E un'altra cosa importante è non riempire troppo le giornate, nel senso che l'esperienza principale è il camminare. È quello che chi fa questo tipo di vacanze vuole fare. Cioè il camminare già gli riempie la giornata. Io parlo per esperienza, quindi non sto parlando, come dire, a vanvera, insomma. È proprio l'esperienza del camminare in mezzo alla natura e incontrare persone, già quello ti ha riempito tutto quanto. Tutto quello che viene intorno, quindi la chiesetta piuttosto che il monumento, è di contorno, ma non è indispensabile. Dopodiché si dorme a Gravina, si riparte il giorno dopo molto presto, si attraversa il bosco di Gravina, che è molto bello, purtroppo ce lo hanno incendiato l'anno scorso per il 70%, però si sta riprendendo. Ovviamente, Ottavia, tutto quello che dico può essere replicato in tutta la regione e diciamo, parliamo del sud Italia, sì, la Valle di Itria, eccetera, eccetera. Questo era giusto per fare un esempio. Nel bosco arriva di nuovo il tipo con il carrettino che ti porta, diciamo, fa un picnic, qualcosa da mangiare, ma molto leggero, molto semplice. Può essere anche veramente della frutta, un po' di focaccia, non di più, perché tu devi camminare, quindi non ti puoi appesantire. Non è che puoi fare la carne alla brace, poi ti stendi lì e non ti muovi. E arrivi nei pressi del santuario di Picciano. Non so se voi l'avete mai visto. È un santuario molto interessante, molto bello.
Nei dintorni, io non ricordo se là si può dormire, dormire nei conventi è un'esperienza molto bella, perché molto spesso io nel mio cammino che ho fatto l'anno scorso della Via Francigena da Canterbury a Roma ho dormito spesso nei conventi e ho cenato con o le suore, non quelle di clausura, o con i frati che hanno preparato e abbiamo condiviso questa esperienza, e devo dire che è stata molto, molto toccante. E sicuramente, voglio dire, a chi fa questo tipo di cammini piace, insomma. E perché la Madonna di Picciano? Perché da Gravina verso Matera ci sono circa a piedi una cinquantina di chilometri. Ovviamente, insomma, a piedi non è fattibile. Quindi a metà strada c'è la Madonna di Picciano, dopodiché si riparte e si arriva a Matera. Allora lì a Matera o finisce il tour, nel senso che uno deve tornare poi a casa, insomma, ci sono le navette che vanno da Matera in aeroporto, da Matera a Bari, quindi da quel punto di vista non c'è problema, oppure si può organizzare, oppure si può prolungare, come il pomeriggio si fa la visita ai Sassi, ovviamente sempre a piedi. Avevo inserito il Nordic Walking perché è un elemento di curiosità in più, cioè non è solo il camminare, ma è anche fare un gesto tecnico che dà una serie di benefici. È un qualcosa che magari può incuriosire, fa il corso durante la camminata. Prolungare, perché a Matera è bello starci, perché ti sembra nei Sassi veramente di ritornare indietro nel tempo. Per me è uno dei posti più belli, non solo in Italia, ma in assoluto. Quando io ospito regolarmente delle persone che vengono da fuori dall'Italia, sono iscritto a un sito che si chiama Couchsurfing, dove dai ospitalità gratuita, io gli faccio vedere la Valle d'Itria, Lecce. Quando arrivano a Matera si stendono. Cioè, ho ospitato una coppia di Buenos Aires che è in giro da quasi 6 mesi, sarà in giro per un anno in Europa. Matera ha detto il posto più bello che hanno visto fino ad allora, anche perché gliel'ho fatto vedere al tramonto, cioè non è che gliel'ho fatto vedere così, insomma, siamo arrivati a un certo punto, per cui loro sono rimasti incantati, che non voglio dire che è il più bello in assoluto, che però è un posto unico, non fa quell'effetto Matera. Se ci cammini, tocchi le, io vado pure a toccare le pietre, cioè mi piace proprio fare questo tipo di, sì, io vado nei boschi, tocco gli alberi anche, me li abbraccio, però questo è un altro fatto, insomma. Per cui poi il giorno dopo si può fare un'escursione nella Murgia Materana, quindi con altre chiese rupestri, eccetera, si può arrivare fino a Miglioni, cioè la Murgia Materana è anche molto, ma molto interessante. Dopodiché si ritorna a casa, oppure si può prolungare, se uno può fare anche agganciare questa esperienza in un'altra zona del sud, della Puglia o addirittura di un'altra regione. Insomma. Questo è come abbiamo ipotizzato come tariffe medie. Ovviamente è difficile calcolare tutto il pacchetto, però mediamente per dormire e mangiare tra i 30 e i 40 euro al giorno, poi devi dormire, scusa, e fare la colazione, poi devi calcolare la cena, qualcosa per il pranzo, e poi c'è chi accompagna che ci deve un po' guadagnare, perché è giusto che ci sia così, che non è solo gratis. E una cosa importante che non ci deve perdere, nel senso che il vitto e alloggio viene ripartito tra tutti i partecipanti. Ah, mi sono scordato di dire che normalmente i gruppi sono mediamente tra le 8 e un massimo di 18-20 persone, sia perché nelle strutture non hai strutture magari spesso più grandi, sia perché proprio il tipo di esperienza, l'incontro è più semplice con piccoli gruppi. E tra l'altro molta gente non sceglie le vacanze dove ci sono 40 persone, perché poi è ovvio che, come dire, uno deve aspettare l'altro, eccetera, eccetera. Da gestire a piedi è molto più semplice, perché a volte vai nei boschi, allora o sei due guide, una apre e una chiude, e allora sì, però i costi aumentano. Ma se sei da solo, gestire 40 persone... No, ma ci sono. Se tu fai... No, ma... Ottavia, ma comunque è difficile un gruppo di 40 persone. No, 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 ma si mette... Ottavia, quando si fa il... Spaventano gli animali, 40 piedi, sono 80 piedi che camminano... E che, capito? Cioè, no? Dov'è l'esperto? Dove è andato? No...
Cioè, che sì. Cosa dai 40 persone? No, no. E poi comunque io sono dell'idea, ve lo dico, che non è il numero che fa, diciamo, il portafoglio, è la qualità di quello che uno propone. Quindi anzi sono proprio sempre più convinta che... E che la qualità richiede un numero ridotto e soprattutto dà anche più lunghezza nel tempo, nel senso che se tu un progetto del genere lo fai per 10 persone lo puoi spalmare per un diverso periodo. Se tu hai immediatamente 40 persone che a parte che ne esci fuori tu, perché no, 40 persone anche se siete in due vi tolgono una quantità di energia che fa viaggiapiedi a 40 persone, capito? Cioè, per dare un già 20 per quanto riguarda il turismo, che spesso dipende appunto da che tipo di circuito uno fa, perché normalmente se è un circuito che porta gente con il pullman sono 50 persone. No, ma stiamo parlando di percorsi a piedi. Sì, però voglio dire, è la famiglia che viene qui, è un gruppo di amici, è un pullman. Spesso chi organizza questo tipo di vacanze, non parlo di andare a piedi, ma parlo in generale, organizza il pullman. Il pullman sono 50 persone. Quindi noi un trucco che utilizziamo qui è quello che comunque dividiamo in due, e quindi attraverso percorsi diversificati comunque riesce a portare due gruppi da 25 in giro, e quindi sui 25 ci siamo. Volevo insomma. Dire un'ultima cosa, però questo è un giusto per darvi l'idea, è chiaro che come dire, bisogna fare distinguere, sì, esatto. Voi tutti conoscete il cammino di Santiago di Compostela, giusto? Quelle zone erano fino a non so quanti anni fa, 20-30 anni fa, erano completamente depresse. Adesso vivono da questa attività. Perché arrivano circa all'anno, forse anche troppi, circa 200.000 persone che camminano e vanno a piedi, cioè non vanno con le macchine, eccetera. Per dire che comunque una grossa potenzialità questo tipo di vacanze, c'è sempre più gente, ogni anno ne aumentano sempre di più, che vogliono fare questo tipo di esperienze. Sono esperienze molto concrete, sono esperienze di incontro ed esperienze di cammino. Quindi io credo molto in questo, e verso quello, cioè io sto praticando, ti ho messo praticamente ho spiegato quello che poi in realtà andremo a fare, insomma. Sì, no, cioè quello che voglio dire io è questo, non è che quello che hanno fatto gli altri non lo dobbiamo replicare per forza, possiamo prendere l'idea e poi farla meglio. Io quello che appunto dico è che ricordatevi sempre che il fine è quello di raccontare il territorio per quello che è e non di distruggerlo, cioè questo è molto importante che rimanga, perché avere dei pullman che arrivano e scaricano 40 persone che si fanno un percorso, cioè è un'attività che può durare un paio di anni, il terzo anno il territorio è distrutto, quindi... Cioè, mantenete sempre la progettazione sul lungo termine, in maniera questa è la sostenibilità, non è tanto cioè la sostenibilità è fare dei progetti sostenibili nel tempo, cioè che mantengano i posti intatti. Magari viene da pensare che uno ci guadagnerà meno, ma sai, una cosa è se tu fai una cosa che dura nel tempo, una cosa se tu fai una cosa che dura un paio d'anni, tra il quarto anno ti ritrovi che ti devi inventare un altro lavoro, quindi non so quanto valga la pena. Il pullman di 40 persone, capito? È importante questo. No, lui dice 40 persone. No, ok, là non c'è, no, mi raccomando. Un bosco è chiaro che 40 persone sono troppo, io ho detto 25. Però quando viene la scuola non te ne porta mai. Vabbè, ma la scuola non gli farai mai fare, gli fai fare il questo giro qui, giustamente. Però non è un problema.
sì, non capito. Per questo è un'ipotesi delle persone, quanta gente hai e di quello che si fa. Ok, no, io soltanto non perdete mai di vista la sostenibilità, perché non è una critica, non ti sto credendo. Ma guarda, non è detto, cioè, se quando si comincia a conoscere un progetto e piace. Il problema è che la gente non lo sa, io insisto, voi non vi rendete conto, ma dall'altra parte del mondo, non troppo lontano, ma anche in Italia, cioè, come dire, appunto, l'informazione è talmente poco concentrata e tanto frammentata che prima che uno arriva da te, che tu fai questa idea, ma cioè deve fare un giro gigantesco. Allora, quindi qual è la prima cosa? Prima uniamo le forze, uniamo le informazioni, le facciamo arrivare, poi vedi che come se si conosce, se quello che tu dai è un buon prodotto, ti comincia ad arrivare. Cioè, se il prodotto è buono e i servizi sono buoni, perché la gente non deve venire? Alzate le mani, ragazzi. Loro sono il nostro gruppo. Allora, noi avevamo il tema del pacchetto. Cosa ha fischiato? Ah, il pacchetto dell'esperienziale. Abbiamo preso spunto da un progetto che stiamo sviluppando, che però per il momento non ha una finalità turistica, che è il fare il giro della Puglia in pedalò. Quindi guardando la costa pugliese da un punto di vista diverso, che è quello dal mare. Di solito guardiamo il mare dalla costa, noi guardiamo la costa dal mare. E quindi abbiamo pensato che utilizzando questi strumenti, questi mezzi di trasporto, cioè il pedalò con pedalata assistita, che quindi non sono faticosi, ma tutto sommato hanno una pedalata piacevole, si potesse immaginare un pacchetto che include degli itinerari via mare in pedalò. Ogni pedalò può ospitare fino a 6 persone, quindi il nostro target è quello dei turisti che si diceva prima, no? Che cercano delle esperienze che abbiano un interesse naturalistico, paesaggistico e anche sportivo, se vogliamo. E quindi abbiamo immaginato di suddividere la Puglia in trami, e quindi in vari trami, itinerari suddivisi in tappe, alcuni più naturalistici, là dove la costa è più intatta, altri legati più all'aspetto urbano e del paesaggio urbano, là dove la costa è più urbanizzata. E abbiamo pensato quindi come realizzare questa cosa attraverso delle convenzioni, chiaramente sia di natura logistica, quindi con lidi o rimesse, leghe navali che possano poi ospitare questo pedalò e dare supporto logistico nel caso di emergenza, eccetera, con delle convenzioni per quanto riguarda l'alloggio e il vitto, quindi con alberghi che siano eco-friendly o con strutture turistiche ricettive all'aria aperta. E, per cui mettendo in rete tutte queste realtà lungo la costa e non solo, niente, l'esperienza quindi è quella di vedere tutti questi posti dal mare. E, abbiamo anche fatto un'ipotesi sulla destagionalizzazione di questa cosa, perché chiaramente poi le condizioni meteo favorirebbero solo degli itinerari estivi, immaginando poi di spostare questi pedalò e questi tour per esempio nei laghi e quindi in posti in cui di solito le condizioni sono più favorevoli anche durante i mesi più freddi. Questo è molto originale, cioè non ho mai, almeno a mia esperienza, non ho mai sentito un'idea di girare, diciamo. Voi avete questa fortuna che la Puglia appunto è abbastanza girabile, quindi girevole. Sì, l'ho preso. No, mi sembra molto interessante. Io, scusate, a questo punto sono un po' stanca, devo dire la verità. E, quello che vi posso dire è che vi invito comunque a continuare a creare, nel senso a pensare idee che vadano fuori un po' dai canoni normali
di proposta, sempre mantenendosi in un ambito sostenibile, perché oramai appunto l'offerta turistica è enorme, cioè si può arrivare dovunque a cifre appunto grazie ai famosi low cost, e quindi quello che la gente cerca sono cose speciali, quindi puntate su quello. E noi siamo, dopo questo progetto che abbiamo avviato di vetrina, stiamo avviando questo con un'altra realtà, quest'altro progetto che si sta chiamando, insomma, parte a giugno, diciamo, Grand Tour Italia. Quindi mi piacerebbe poi poter in qualche modo integrare anche questi vostri progetti all'interno di questo progetto. Grand Tour Italia vuole costruire appunto pacchetti di learning e esperienziali, quindi parliamo di progetti, appunto pacchetti che vadano diciamo un minimo di 5 notti, e appunto vuole essere un'agenzia di booking per progetti di questo tipo, speciali. Quindi quindi ad esempio il pedalò, ma anche il matrimonio, se qualcuno poi non lo so, lo sviluppa, quello e tante altre idee, sono tutti ben accetti. Come anche... Per chi è interessato, io vendo l'idea e poi avete anche il traino del documentario. Quindi. Che vuol dire vendere l'idea? Dico che l'idea è mia. Cioè, nel senso che il pacchetto del pedalò è una cosa che ci siamo creati, non facciamo i tour operator, quindi non abbiamo le risorse per poter mettere su una cosa del genere, perché non è il nostro mestiere. Se qualcuno interessa, e devi trovare uno che c'ha i pedalò e che gli interessa di fare. Io c'ho tutto. La gestione devi trovarlo, perché noi non, la gestione non lo facciamo, no, noi vendiamo. Se qualcuno, io faccio arte di mestiere, mm-hmm. Faccio l'architetto, quindi se qualcuno serve un architetto, quello lo so fare. Il tour operator, la gestione. Ma loro potrebbero essere interessati loro. Ci arriviamo pian piano, ma in realtà in itinere ci arriviamo. E ne abbiamo tante altre idee. Quindi ad esempio, io quello che ho visto oggi qui alla masseria è che c'è un bellissimo gruppo, cioè che sta lavorando e che lavora molto bene. Adesso mi interesserebbe proprio che creiamo anche qui una serie di pacchetti. Tu mi hai detto già ci sono, ci rimettiamo mano, li vediamo bene tutti quanti. E li proponiamo anche attraverso Grand Tour Italia, magari unendola anche a questa idea di learning che c'è. Vi ho mandato una mail, ma poi ve la spiego anche meglio, perché comunque anche questo è un progetto che sta nascendo ora, quindi sta prendendo forma e non ha nessun tipo di onere per le aziende, nel senso che noi quello che facciamo è occupare, chiedervi la disponibilità per una pensione, per una pensione completa, vabbè, poi te lo spiego meglio. Comunque vi manderò a tutti quanti questa idea. Vi invito quindi veramente a fare rete, perché è l'unico modo, a creare delle offerte uniche, presuntuosa ad essere prima di tutto positivi, perché tanto ad essere negativi non serve a niente, cioè credeteci, perché state, vi giuro che il lavoro che state facendo è un lavoro bellissimo. Io sto conoscendo grazie a questo progetto delle realtà meravigliose e spero veramente anche attraverso Grand Tour Italia di veramente riuscire a creare un Grand Tour dell'Italia per quelli che possono viaggiare per più tempo in Italia, quindi magari scendere dal nord e arrivare al sud, o partire dal sud e andare al nord, sarebbe anche interessante. Diciamo le potenzialità e il materiale, cioè c'è, quindi veramente io credo che dovete crederci fortemente, soprattutto io credo che alle generazioni diciamo più giovani di noi bisogna proprio incoraggiarli di nuovo a rimettersi a pensare e a credere nelle cose che fanno.
lavorate, io lo dico questo, indipendentemente dalle istituzioni, perché ahimè in questo momento non hanno ancora recepito che bisogna cambiare, andare avanti velocemente, so che è molto dura questa cosa, e fate mettetevi insieme, perché questo, capito, taglia i costi, cioè tu l'hai visto, voi siete stati presenti alla ITB con in fondo una cifra accessibile, noi adesso ne vorremmo, sì, adesso noi ne vogliamo fare altre. È chiaro che noi lì eravamo a Berlino, i costi erano più ridotti, se ci dobbiamo spostare saranno un pochino più alti, però insomma comunque quello che faremo sempre è di mantenere dei costi sostenibili, perché ci sembra molto importante, cioè avendo visto che appunto gli altri non lo fanno, è importante dare visibilità a questi progetti, è proprio e niente, io vi manderò, quando ho le informazioni, le cose ve le mando, io quello che penso anche, ad esempio, io vi dico, appunto, non so chi l'ho detto, farsi pubblicità su, non so, il Tagesspiegel non è una cosa carissima, cioè lì le inserzioni sui giornali non costano tanto come qua, capito? È molto più facile. Per dire, vi faccio un esempio, la pannellistica a Berlino, nella metropolitana, quindi parliamo dei pannelli quelli grandi, se non mi sbaglio, per avere un mese un pannello elaborato da loro, quindi già fatto eccetera eccetera, ti giuro che siamo su una cifra di 400 euro al mese, cioè una cosa del tutto accessibile, quindi, se non mi sbaglio, forse mi sbaglio, però insomma vi giuro non sono delle cifre capito? Cioè, ci sono tanti modi per comunicare e adesso noi li metteremo insieme, faremo anche questo lavoro, di modo che poi ognuno di voi può anche scegliere in che modo vuole comunicare. La piattaforma c'è, chi c'ha idee, adesso io ho parlato con lui che ha tutta un'idea per i disabili, eccetera, eccetera, molto interessante, ed è un altro, io parlo di business, è un altro mercato quello dei disabili. La vogliamo sviluppare, la mappa c'è, usatela per favore, il primo step è quella di puntarla, poi dopodiché chiaramente siccome la piattaforma deve sopravvivere noi chiediamo sempre poi di mandare una lettera alle aziende, però insomma io ci tengo che la mappa si riempia dell'Italia di qualità, perché è uno strumento, cioè la gente va lì, si sceglie dove mangiare, dormire, fare attività e comprare, appunto. Quindi vi ringrazio perché è stato molto bello per me e niente, quando volete venire a Berlino siamo là, comunque c'è Skype, c'è tutto, insomma, contattatemi, sentiamoci eccetera. Grazie. Eh sì, no ma sarà un più. Giusto, come vogliamo parli prima? No, guarda, io sarò ringraziamo Ottavio per la partecipazione. In realtà adesso continuiamo, c'è un breve intervento da parte da parte di Francesco e di Angela. Io in realtà collegandomi al discorso del fare rete e della collaborazione insieme, che è tanto importante. L'ho già spiegato quando abbiamo aperto il laboratorio iniziando, ma forse è bene ripeterlo anche adesso che siamo in chiusura, perché magari sembra anche tiriamo acqua al nostro mulino, ma è andata così la storia. Noi tre prima, diciamo, vabbè, io e Francesco ci eravamo conosciuti mesi fa, ma vieni. Io avevo idea di creare, diciamo, di mettere su un laboratorio che avesse a che fare con il turismo, ma da un punto di vista, se vogliamo, più personale, nel senso che il mio grande sogno sarebbe avviare un ostello ed ero interessato a coinvolgere dei ragazzi che a Milano hanno messo su una struttura di questo tipo. Quindi il mio interesse era fare un laboratorio dal basso che vedesse queste persone come relatori, ma avevo una serie di problemi tra cui burocraticamente io non ho a fare richiesta del bando, può essere solo un'associazione o un'impresa, io al momento non sono ancora né associazione né impresa. Allora, chiacchierando con diciamo, l'idea era anche di organizzare alcuni seminari a Bari, a The Hub,
e lì una persona di riferimento di Hub mi ha messo in relazione con Francesco, che ha un progetto, appunto Tour del Sud, questo portale dedicato al turismo, turismo sostenibile, vabbè, insomma un progetto interessantissimo e pieno di voglia di fare. Anche lui aveva pensato a un laboratorio sul turismo, quindi abbiamo messo insieme la mia idea, diciamo, di relatori con la sua. La giornata di oggi è stata curata da lui, una delle giornate della settimana scorsa è stata curata da lui, proponendo poi una serie di relatori e di tematiche di cui magari anch'io non ero poi così esperto. Però avevamo comunque il problema dell'entità giuridica, della mancanza di un referente da questo punto di vista. Quindi io mi sono rivolto allo staff della Regione dell'Arti per chiedere aiuto da questo punto di vista. Abbiamo messo un avviso sulla pagina web dell'iniziativa, e lì ho avuto nel giro di un'ora, un'ora e mezza, 8-10 contatti, non ricordo, via mail e telefono. Una delle telefonate era quella di Marilena, che era interessata a proporre delle tematiche sul glamping, sui nuovi tipi di campeggi, sui nuovi tipi di ospitalità all'aperto, che era qualcosa a cui né io né Francesco avevamo pensato. Quindi da là poi ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a vederci più volte, abbiamo cominciato a organizzare l'iniziativa pensando ai relatori, alle giornate, poi tutta una serie di problematiche organizzative. Ma è nata così, diciamola, noi ci conosciamo da neanche 3 mesi, insomma, e abbiamo iniziato a collaborare a questo. Quindi mi sembra davvero la metafora più riuscita questa, per dimostrare che si può fare qualcosa di concreto, di tremendamente concreto, facendo formazione, ma non solo, poi ci siamo arricchiti tutti umanamente in queste giornate e abbiamo imparato un sacco di cose nuove. E quindi l'invito che possiamo fare è quello, appunto, magari di seguire il nostro piccolo, il nostro esempio, perché è un esempio che funziona e che ci può aprire poi tutta una serie di altre porte, diciamo. Era anche uno dei nostri obiettivi e penso che ci siamo anche riusciti. Magari la nostra speranza è un eventuale prossimo laboratorio dal basso, un nuovo ECOS 2, di coinvolgere, di parlare altre tematiche che magari in questo non sono uscite fuori, c'è tanto di cui si può parlare, di coinvolgere sempre più persone che possano partecipare ed essere interessate. E la cosa bella è che si diceva all'inizio, no, che dobbiamo essere creativi, eccetera. La Puglia lo è, e quindi abbiamo avuto una grossa risposta anche da parte dei partecipanti. Quindi la rete, oltre che tra noi, si è anche autogenerata, no, tra tutti i partecipanti che ci hanno incontrati in questi giorni. Quindi abbiamo trovato terreno fertile, altrimenti non avremmo avuto questo feedback positivo. Sì, io mi ricollego al fatto di collaborare e non creare, ecco, lo introduceva il dottor Di Fonso, ma anche Ottavia, di collaborare, quindi non isolarsi e lavorare da soli, magari con la presunzione anche di riuscire a far fiere, allo stesso tempo itinerari, allo stesso tempo le guide, allo stesso tempo, non so, qualche altro, il certificatore, ecco, di fare rete, creare una cooperativa spontanea, non per forza, ecco, ufficiale, spontanea, e quindi di promuoverci tutti insieme all'estero. Il mio progetto nasce proprio con la necessità di mettere insieme tutte queste realtà. Infatti noi come portale siamo semplicemente, volgarmente, un aggregatore di tutte le realtà che valorizzino il territorio e ci tengono al fatto di comunque offrire un prodotto che sia sostenibile per la Puglia e che riesca a preservare, appunto, le risorse della Puglia nel lungo periodo. Quindi hotel come la Masseria, ristoranti, la Masseria Ruoto, ristoranti che comunque si autoproducono gli ingredienti, associazioni come la Ciclofficina o Legambiente che comunque organizzano itinerari che sono comunque naturalistici, eccetera, sono alla fine tutte quelle realtà che noi aspettiamo come Tour del Sud per dare visibilità a loro, non a noi. Noi di nostro non produrremo nulla, ma saremo la vetrina all'estero, magari anche all'organizzazione di Ottavia, al progetto di Ottavia, la vetrina all'estero di tutte queste realtà, di voi. Può essere Alessandro, come può essere l'idea di Andrea per il turismo accessibile. Noi faremo, appunto, fungeremo da vetrina, tour operator vetrina online, un'olta per voi.
dal 2014 lo saremo, perché adesso ci dobbiamo costituire con i ritardi di Volenti Spiriti, dobbiamo costituirci in questo mese qui, e purtroppo ha allungato i tempi di un anno e niente, quindi poi faremo l'iter, quindi dal 2014 saremo tour operator, ma dal prossimo mese, come SAS, comunque i servizi che non sono poi connessi alla ricettività, i pernottamenti, quelli possiamo comunque già farli, quindi gastronomia e attività di entertainment, quelli sì, quelli assolutamente sì, li potremo fare. Poi a novembre dovrebbe scattare appunto la licenza, quella per fare booking per i prenotamenti direttamente online. Questo. E introduco Antonella, che ci fa una presentazione della masseria. Grazie a tutti per essere venuti. Sarò brevissima perché in effetti chiederò l'ultimo sforzo per l'attenzione, per quello che io faticosamente ho costruito e che vi racconterò in poche parole in 25 anni di attività. Mi sono insediata in questa zona nel 1989 e questa, che dove noi ci troviamo, è una vecchia masseria di famiglia appartenente alla famiglia Gentile, quindi di mia madre, che era ridotta, era in condizioni pietose, cioè innanzitutto il bosco era impenetrabile, ci voleva un macete per poterlo percorrere, e poi tutto ciò che vedete che è stato ripristinato era raso al suolo, sembrava che avesse in qualche maniera sopportato un bombardamento. Quindi abbiamo faticosamente rimesso in piedi tutto ciò, tutto quello che c'era. Non tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto rendendolo gradevole alla vista, perché quella struttura non avrei mai voluto crearla, però è una struttura mobile, un giorno o l'altro la smonterò per crearne un'altra con del materiale più idoneo, che non sia, diciamo, il ferro, che non sia, però soldi non ne avevo e dovevo fare delle scelte in economia. La prima cosa che ho fatto quando mi sono insediata, io venivo dal quarto anno di medicina e ho finito gli esami del quarto anno, tutti mi dicevano che ero impazzita e che quindi stavo facendo una cosa che in effetti, però ci avevano ragione, oggi lo dico, e di conseguenza essere abbastanza vicina alla laurea dopo aver fatto un corso di studi, cioè il grosso era stato fatto, però ero innamorata di questo posto e ho voluto ridare l'anima e la vita a questo luogo. Mi sono insediata pensando che devo cucinare, che devo fare, le cose più elementari di questo mondo. Mi sono circondata di persone che non costavano molto, ma fortunatamente sono riuscita a scegliermi dei collaboratori intelligenti che hanno capito che poco alla volta avremmo potuto costruire un'identità da agriturismo. E quindi la prima cuoca che ha messo piede qui non aveva idea di che cosa proporre. Abbiamo fatto una ricerca sui piatti tipici, abbiamo riscoperto la tradizione e di qui siamo passati poi ad animare l'azienda attraverso tutta una serie di figure oggi preziosissime nel mio lavoro, che sono gli esperti in tante cose che lavorano per la fattoria didattica. Io potrei elencarvele, al momento sono 22, quindi vi lascio immaginare che lavoro enorme è stato fatto. E abbiamo cominciato col portare in passeggiata i nostri ospiti domenicali e quindi sono spuntate fuori queste guide che, devo dire, tutte brave, preparate, eccetera, eccetera. Poi una guida chiamava un'altra e di qui, oltre alle guide ambientali, si è spuntata la figura dello speleologo, del geologo, il cuoco è diventato il panificatore, colui che comunque mostra come realizzare dei piatti tipici e quindi è in grado anche di tenere dei corsi di cucina. Il paretaro è stato ripescato un tizio che tra l'altro non faceva di mestiere il paretaro, però sapeva bene conosceva molto bene questo mestiere perché è ereditato dal nonno e anche lui ha dato il suo contributo. Ma mio marito praticamente si è procurato un'arnia didattica è un'arnia
che ha un pannello in plexiglass per cui è possibile vedere le api operaie all'opera. E poi ancora tantissime altre cose, tipo per esempio con Giuseppe abbiamo potuto fare un percorso per quanto riguarda tutto il mondo degli uccelli, perché lui è un esperto. Vi ho già detto che è l'editore degli argonauti.com, che è una... lui è un ornitologo con una specializzazione in birdwatching, giusto? E di conseguenza con lui abbiamo fatto tante cose interessantissime, anche laboratorio per esempio dei nidi artificiali per le cince allegre, che, di cui oggi avete visto un piccolo nido così. In definitiva è dalla fattoria didattica che è nata. Cioè, i programmi sono tantissimi, non ve li sto ad elencare tutti, però è dalla fattoria didattica che nasce poi ad un certo momento l'idea del turismo sostenibile, ma senza averla in testa l'idea del turismo sostenibile. Cioè, noi l'abbiamo sempre fatto senza sapere che stavamo praticamente offrendo ai nostri ospiti esattamente quello che Ottavia in una mail mi dice: ricordati che il turista, quando sarà dalle tue parti, deve vivere come un locale. E deve sentirsi un locale, non ci deve essere nulla di artefatto intorno a lui, e quindi non ti devi scervellare a trovare a inventarti nulla. Quello che sai fare, continua a farlo, e quindi mantieni la tua autenticità. Questo è quello che praticamente ho imparato a fare, così, in maniera spontanea, senza troppi artefatti, senza inventarmi chissà che. Oggi posso dire di essere in grado di dare un prodotto di qualità. Oggi posso dire ad Ottavia: sì, puoi dire ai tuoi tedeschi che sono un soggetto affidabile. Siamo un soggetto affidabile, siamo una squadra affidabile. Penso che... E quindi voglio dire, non è assolutamente per noi difficile accontentare quel pubblico. Sì, l'entusiasmo si sente, tu l'hai sentito quando siamo andati in grotta, l'hai sentito quando ha parlato Giuseppe, ma hai sentito anche Jennifer Walter, che voglio dire è un altro personaggio importantissimo che mi ha dato tanto, che io ho incontrato un giorno per caso quando ero qui tra tutti questi, diciamo, ruderi, è spuntata questa signora con l'accento inglese e ho detto: guardi, se vuole le offro un tè, ma lei non è italiana, no, io sono inglese. Ma lei è qui per caso? No, io conosco molto bene questo territorio. Poi ha cominciato a parlare del territorio e lo conosceva così bene, tant'è che io ho detto: meno che sto zitta, perché io non conosco ancora nulla. Però voglio dire, questi incontri, Michele Rifonso mi ha insegnato tante cose, cioè tutte queste persone, io ho amici che viaggiano da i 20 agli 80 anni, voglio dire, ma per me sono stati incontri preziosi, mi hanno aiutato moltissimo a comprendere dove stavo e che cosa avrei potuto fare. Quindi io mi sono soltanto guardata intorno e ho valorizzato quello che avevo. Basta. Bello.